Roberto Baldini, Aeroclub di Sassuolo, un viaggio emozionante, un viaggio che andava pensato, mi dicevi prima, un viaggio che magari solo un pazzo potrebbe programmare. Come nasce l'idea di andare da Sassuolo a Capo Nord? Ma innanzitutto perché qua c'è un caldo che si muore, quindi andiamo un po' al fresco. Poi è un'utopia che ho sempre avuto, ne avrei anche un'altra, ma la tiriamo fuori prima finita questa. E con l'aeroplanino volevo andare in camper, volevo andare in macchina, volevo andare in moto, però bisogna perdere 3-4 settimane e non ho tempo. Con questo in 7 giorni, la meteo permettendo, riesco a fare tutto il giro. Chi sarà il compagno di viaggio e in quanti giorni appunto contate di arrivare? Sì, il mio compagno di viaggio è un amico socio anche, pilota anche lui, e dovremmo fare tutto in 7 giorni. Meteo permettendo 7 giorni, partiamo e ritorniamo. Il meteo sarà determinante, no? In questa avventura, le prime tappe quali sono? Allora, le prime tappe, decollo da Sassuolo, presto presto, prima dell'alba, per superare le Alpi, perché così all'alba abbiamo meno problemi termici. Perché è il sole che muove l'aria, praticamente, per chi non è a conoscenza di come si muove la meteorologia. E atterriamo a Monaco. Da Monaco, benzina, e poi verso metà della Germania, Lipsia, atterriamo anche lì. Facciamo delle tappe circa di 2 ore, 2 ore e mezza, per non stancarci troppo. Da Lipsia sopra nord di Berlino, un'altra tappa, che dovremmo essere lì intorno a mezzogiorno, 11, mangiatina leggera. E poi attraversiamo mezz'ora d'acqua di mare che arriviamo in Svezia. Svezia atterriamo sopra Malmo circa un centinaio di chilometri. Poi benzina, sempre benzina. Tutte le volte che atterriamo facciamo benzina, qui siamo sicuri. Poi dovremo arrivare in serata attorno a ovest di Stoccolma. Se siamo ancora, sono ancora fresco, vado ancora più su. Se no, dormiamo lì, poi il giorno dopo rifiniamo, cerchiamo di finire la tratta fino a Capo Nord. Ci sono altre tre tappe per arrivare a Capo Nord da Stoccolma. Le famiglie che cosa dicono del viaggio che vi ha prestato a fare? Ma le famiglie dicono un po' quello che dicono anche un po' gli amici, che non è una cosa di tutti i giorni, che siamo un po' pazzi, ma un po' nella vita bisogna rischiare. Poi non è poi un rischio così grosso, adesso che ho anche il supporto dell'aeronautica militare per quel che riguarda la meteo, mi sento un po' più sicuro nel valutare eventuali problemi meteorologici, perché questi sono aeroplanini del bel tempo. Nel momento in cui arrivate a Capo Nord avete già deciso che cosa fare? C'è un rito, un qualcosa che avete deciso di fare? Non saprei, è la prima volta che ci vado, non so se c'è un rito, se c'è qualcosa. Chiamerò casa e gli dico: sono arrivato, tutto a posto. Adesso devo pensare a fare gli altri 3.600 e tornare indietro. Bocca al lupo. Crepi.